Amici di Monolite Notizie, siamo tornati in via degli Ombrellari 2 a Roma, alla Borgo Pio Art Gallery, ma prima di svelarvi per quale motivo mettete mi piace sulla pagina del nostro giornale Monolite Notizie, condividete i nostri contenuti e seguiteci anche su Instagram. Oggi vi raccontiamo il vernissage di Le Mille e una Roma. Roma declinata attraverso gli scatti fotografici di tanti artisti. Ad impreziosire questo appuntamento c'è il collega giornalista Rai Stefano Miceli. Venite con me, ve la racconto. Da parte del professionista Stefano Miceli, giornalista Rai, che ha impreziosito questa bella serata. Vedere le fotografie di Roma e quelle di Anna Magnani è vedere le fotografie di una serie di monumenti, compresa la Magnani e compresi tutti i monumenti in carne ed ossa che hanno, che hanno fatto parte della storia di questa città. Bisogna, come ho detto prima, rispettare e rispettarci, rispettare la storia di questa città. Non basta dire di essere romani con grande orgoglio, eccetera, bisogna praticare, perché l'amore è una cosa complicata, non va soltanto così, elargita, sbandierata, ma bisogna coltivarlo. Quindi anche l'amore per la città deve essere coltivato, guidando decentemente, rispettandoci nel traffico, cercando di sporcarla il meno possibile, al netto di tutte le inefficienze che tanto da decenni lamentiamo. Grazie mille. Grazie a voi. Insieme all'autrice Christel Kaber per raccontare questo libricino che si intona perfettamente con la mostra I Mille Volti di Roma. Sì, questo è un libro scritto sull'italianità. Una tematica piuttosto impopolare, perché noi italiani siamo abituati a lamentarci sempre. La scontentezza purtroppo è nel nostro DNA e purtroppo grazie a questa scontentezza dell'autodenigrazione stiamo perdendo di vista il nostro futuro. Il futuro che vive sempre grazie ad una visione. Se invece c'è un'autodenigrazione, un taffazzismo, e allora è molto difficile avere una visione positiva del paese che la porterebbe verso il futuro. Senta, lei è italiana al 100%? Diciamo 99,99, lascio quel 0,01% perché sono nata in Estonia, però mi considero italiana, sono cittadina italiana. Christel Kaber, decalogo italiano per i tempi bui. Sì, i tempi sono bui per questo paese, penso che concordino tutti quanti con me, e sono bui proprio perché stiamo perdendo dalla nostra identità, per esempio i valori come italianità che sono sentiti addirittura come avversi, invece un valore che dobbiamo assolutamente riscoprire. E nel libro, nel decalogo, appunto, che non è che sono proprio, sono delle regole, sono dei suggerimenti, sono delle ispirazioni che ho preso degli italiani del passato che possano essere la stella, una guida, la luce dei comportamenti, degli atteggiamenti che ci possano portare fuori. Thank you.
progetto di Mauro In Arte e Nico. Con questi due scatti ho voluto un po' dare un taglio particolare a Roma. Sono in due momenti, due anni totalmente diversi, però ci sono degli elementi che si combinano tra di loro e c'è un'area di mistero, di qualcosa che di un dubbio che bisogna sciogliere. Marco Ruocco. Roma per noi è memoria, quindi ci siamo ispirati alla parte sentimentale di Roma, potevamo pensare alla bellezza, potevamo pensare alle tragedie, invece abbiamo voluto ricordare i racconti di Anna, che è la vera protagonista di questi due scatti, che ci ha raccontato la Roma di 46 anni fa. Massimo Ceccaccio. Presento due opere alla mostra Le Mille e Una Roma, che voleva essere quasi una denuncia a una Roma contemporanea, un po' diciamo ricordando anche Leonia, la città invisibile di Italo Calvino, e una Roma che nel tempo comunque riesce a rinascere, a rigenerarsi. Dopo una piena noi vediamo che gli arbusti lungo le banchine del Tevere si riempiono di rifiuti che però sembrano delle installazioni di un artista che vuole denunciare appunto il problema, il grande problema attuale dello smaltimento dei rifiuti di Roma. Walter Sambucini. Allora, ho voluto rappresentare con questi due lavori alcuni aspetti di Roma. Uno inusuale, Roma con la neve, l'altro è un tramonto nel foro di Traiano. Simona Bencivenga. La mia opera si intitola Roma e il titolo non è solo perché ovviamente è un omaggio, un simbolo per la nostra città, ma è anche perché è il titolo del film dove Anna Magnani ha recitato e ha fatto la sua ultima apparizione nel film di Fellini nel 72. Che si intitola? Roma, come l'opera. Fabrizio Russo. Questi sono quattro punti iconici di Roma. Ho scelto questi quattro luoghi perché rappresentano meglio la nostra città, sono famose in tutto il mondo, quindi partendo dal Pantheon, Piazza di Spagna, il Colosseo e la scalinata dei Musei Vaticani. Stefania Sbocchia. Quando giro per Roma mi piace immortalare momenti irripetibili e così è successo in queste due foto. In particolare nella prima ho fotografato un po' la delusione di due persone che volevano toccare San Pietro e non hanno potuto. Per Simonetta Simiele, suo figlio Damiano. Il Tevere descrive Roma ai diversi orari del giorno con dietro i suoi monumenti iconici. Pino Levano. Mi sono ispirato per queste due... questi due scatti a due sculture del cimitero del Verano che costituiscono una galleria a cielo aperto troppo spessa non valorizzata nel panorama della cultura romana. Grazie mille. Prego. Corrado Frontoni. Le mie opere rappresentano un contrasto che ci può essere tra due elementi, in un caso la forza, le forze che sono in contrasto tra di loro, una forza spirituale e una forza materiale, nell'altra invece un contrasto tra qualcuno che dovrebbe offrire carità e qualcun altro che la chiede, ma che forse ha ancora la speranza, mantiene la speranza per ottenere questa cosa. Alessandro Silveri. Sto facendo un reportage su Roma e questo è un estratto del mio reportage.